Senatore Germana, oggi a Messina anche il sottosegretario Durigon, diciamo una testimonianza per quello che è il progetto del ponte? La testimonianza, diciamo, le battaglie le stiamo facendo anche qui noi a Messina, più che altro una visita assolutamente gradita, perché Claudio Durigon, oltre a essere sottosegretario al lavoro, è un uomo forte della Lega, e quindi ho voluto fargli incontrare i molluschi coltori, gli amici delle feluche, ma non per fare una passerella elettorale, ma perché Claudio è l'uomo forte della Lega a cui io mi rivolgo quando in Parlamento porto le istanze del territorio, quindi ho voluto fargli toccare con mano quelle che sono le necessità di queste categorie. E poi in visita qui in sede, nella nostra sede del partito, per una testimonianza. Capisco che il tema è attuale ed è quello del ponte, ma il programma della Lega prevede tante altre cose, anche in vista delle europee. Tante altre cose, ma tutte collegate al ponte. Il ponte è la madre di tutte le battaglie. Da 50 anni sentiamo dire ai no ponti e ai detrattori di questa grande opera infrastrutturale, sentiamo dire facciamo prima le altre cose di cui la nostra terra ha bisogno e poi il ponte. È una storiella che sentiamo dire da 50 anni, il risultato è che non abbiamo né il ponte né le altre cose che necessitano la nostra terra, la nostra Sicilia. Quindi adesso prima il ponte, che poi sarà grande attrattore, grande acceleratore di tutti quegli investimenti che servono alla nostra Sicilia.